Il problema non è scippare una candidatura, il problema è molto più serio. Io vorrei che nessuno degli ospiti in studio Già. si trovasse mai, e ripeto mai, nelle Ma condizioni in questo. cui si è trovato Sicignano, in cui si è trovato il gioielliere settimana scorsa in provincia di Milano, in cui si è trovato l'imprenditore bergamasco Molella, in cui si è trovato Hermes Mattielli e tanti altri casi. Io credo che qualunque cittadino italiano vorrebbe avere sul comodino, nella propria camera da letto, non una pistola, ma un buon libro. Altrettanto, però, credo che ogni cittadino italiano ha il sacrosanto diritto, nella sua casa, nella sua abitazione, in quello che ha di più caro, di poter vivere con la sua famiglia serenamente e tranquillamente, senza che un ladro gli entri nella sua abitazione minacciando la figlia di morte. Allora, io credo che il problema sia questo. C'è una responsabilità a monte da parte dello Stato. Il cittadino non si arma e io non voglio che il cittadino si armi se lo Stato fa quello che deve fare, ovvero garantire sicurezza e ordine pubblico al Ma questo è molto cittadino. ragionevole, però quello che diceva il professor Cassese è che queste sono risposte che le dà la politica. Perché la politica deve usare i Esattamente, simboli tant'è che, invece per polemizzare, invece che dare risposte concrete? tant'è che, siccome il tema della legittima difesa dell'articolo 52 del codice penale, la modifica è stata fatta 10 anni fa e io credo che dopo 10 anni una norma che all'epoca era una norma di assoluto buon senso meriti un tagliando, anche perché la criminalità e la delinquenza in questi 10 anni è cambiata. Allora, siccome ci sono tantissimi casi di cittadini che si difendono e anziché essere tutelati e protetti, rischiano di essere indagati per eccesso colposo di legittima difesa o addirittura per omicidio volontario, noi della Lega non siamo solo quelli che dicono di no e che protestano, ma facciamo anche delle proposte. Io sono relatore di una proposta di legge per modificare la legge sulla legittima difesa, per estendere i criteri della legittima difesa secondo impianti giuridici seri e per limitare l'eccesso colposo di legittima Allora, difesa, devo partendo farvi da un vedere un'altra principio cosa. che difendersi in casa sua, difendersi nella propria È un abitazione, diritto, è difendere il chiarissimo. proprio domicilio è un sacrosanto Vi porto diritto.